senatore De Cristofaro. La senatrice Julia Unterberger ha la parola. Grazie Presidente. Silvio Berlusconi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della vita politica e sociale di questo Paese. La sua costante presenza ci faceva quasi credere che fosse immortale. Anche se tutti sapevamo dei suoi problemi di salute, la notizia della sua morte ci ha colti di sorpresa. Oggi siamo qui per commemorarlo. Però non siamo in un luogo di culto, siamo in Parlamento, che impone di deviare dal De mortuis nihil nisi bonum per esprimere sincere considerazioni politiche. Io devo ammettere che nel mondo tedesco non era facilmente comprensibile che una figura come Berlusconi sia riuscita per 4 volte a fare il Presidente del Consiglio. Nella nostra concezione, il privilegio di guidare un paese si accompagna alla necessità assoluta di affrancarsi dai propri interessi economici per perseguire solo il bene pubblico, cosa che di Berlusconi, con tutta la buona volontà, non si può dire. Ai politici di alto livello si pretende di essere un modello nel rispetto delle regole. Berlusconi non lo era. Diceva di sé di essere un liberale, ma temo che questo per lui significasse soprattutto non attenersi alle regole. Perché c'era ben poco di liberale nella sua impostazione sui diritti civili e su una politica economica che invece era caratterizzata dal protezionismo di certe categorie. E la riprova sta nel fatto che nessuno ricorda una grande riforma nata nei suoi 10 anni di governo. Dov'era allora il segreto di Berlusconi che riusciva a farsi perdonare dagli italiani gli errori, le promesse non mantenute e soprattutto le minacciose esternazioni contro giudici e giornalisti sgraditi? La spiegazione non può essere solo il suo potere mediatico e le sue sconfinate possibilità economiche. Mi convince la spiegazione che nella Prima Repubblica i leader politici ambivano a mostrarsi migliori dei cittadini che andavano a rappresentare. Berlusconi invece si è mostrato come uno di loro, o meglio, come uno che loro volevano essere. Ha in qualche modo umanizzato la politica, ma l'ha spinta anche verso un populismo dall'alto, che poi ha fatto da modello a figure come Trump. Poi quelli che lo conoscevano di persona lo descrivevano come uno molto empatico, sempre attento, generoso, che dava a ogni interlocutore la sensazione di essere importante come pochi altri. Questo però non toglie che fosse una persona divisiva come poche altre. Anche dopo la sua morte il paese rimane spaccato tra berlusconiani e anti-berlusconiani. E ci vorrà una generazione di storici per trovare un'inquadratura che metta tutti d'accordo. Come femminista non posso non ricordare che con il suo approccio patriarcale, le sue esternazioni e le sue cosiddette cene eleganti abbia fortemente danneggiato l'immagine della donna italiana. Prosegua, senatrice Unterberger. Per quel che riguarda il rapporto con le autonomie speciali, la testimonianza più autorevole è quella del nostro longevo presidente di provincia, Luis Durnwalder, che dice: da presidente della provincia ho incontrato 17 presidenti del Consiglio. Silvio Berlusconi era il più divertente. Ricordo che diceva sempre di sì, che si parlasse di concessione dell'A22 piuttosto che di finanza locale o delle competenze delle regioni. Tanto che quando tornavo a Bolzano avevo l'illusione di aver ottenuto risultati importanti. Mi sbagliavo, alla nostra autonomia non ha tolto, ma non ha neppure dato niente. Presidente. Vi prego di lasciare esprimere la senatrice Unterberger, prego. Un suo merito è stato sicuramente nella fase conclusiva della sua vita politica l'adesione totale
ai valori del popolarismo europeo e il suo costante impegno a tenere il centrodestra ancorato allo schema europeo. Io non l'ho mai conosciuto personalmente, ma se c'è un'altra... Ma se c'è un'altra cosa che ho apprezzato è stato il suo amore per gli animali. Vederlo circondato dai suoi tanti cani mi ha sempre fatto tenerezza. Eravamo abituati a un Berlusconi che dopo ogni caduta si rialzava. Purtroppo questa volta non sarà così. E allora non ci resta che rinnovare il nostro cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e al suo mondo politico. Grazie.